In occasione dei 25 anni di carriera, Subaru Forester si aggiorna, arrivando alla sesta generazione, con la stessa filosofia di un tempo e soluzioni estetiche e tecnologiche sempre al passo. Nata per l'avventura, nuova Forester non ha paura di sporcarsi le ruote, in particolare nella versione di punta For Adventure. Il restyling estetico aumenta la cattiveria del frontale, ampliando la calandra e ridisegnando i fari in modo più tagliente. Per il resto le dimensioni non cambiano, con la caratteristica spaziosità di un SUV ed angoli d'attacco e uscita degni di un fuoristrada. L'interno rivela un salto tecnologico che la tiene aggiornata al passo con i tempi, senza sfociare in eccessive soluzioni più estetiche che pratiche. Al centro del progetto c'è infatti la sostanza, che passa attraverso solidità, semplicità e sicurezza, valori da sempre al centro della filosofia Subaru. Sul fronte motorizzazioni viene confermato l'ibrido e-boxer, silenzioso ed affidabile. Buona parte del lavoro dei tecnici Subaru ha riguardato invece i sistemi di assistenza alla guida, con il pacchetto EyeSight aggiornato e pronto ad assistere attivamente il pilota in ogni situazione. Negli anni la casa delle Pleiadi ha raggiunto i vertici di soddisfazione cliente, portando il mercato verso una posizione di fiducia, e quest'anno, cosciente delle proprie qualità, offre una garanzia di 8 anni e chilometri illimitati su tutta la gamma. Nessuna rivoluzione, quindi, e per fortuna, molti diranno, per questa nuova Forester, che vuole fidelizzare una fetta ancora maggiore di mercato alla ricerca di un SUV con un'estetica moderna e i solidi valori di un tempo. Il SUV bestseller di casa Kia si aggiorna, puntando a confermare il suo successo grazie ad un design rivoluzionato ed un reparto tecnologico proiettato al futuro. L'estetica è sicuramente il primo punto ad effetto di nuova Sportage, un vero cambio di rotta che abbandona la fluidità in favore di uno stile più affilato e futuristico, sotto il nome di Opposites United. Una volumetria massiccia e muscolosa si sposa con una firma luminosa moderna, primo segnale del grande passo tecnologico che si conferma all'interno. La sportività è assicurata e nell'allestimento di punta GT Line viene estremizzata grazie a dettagli sportivi e graffianti che aumentano l'effetto wow sia dentro che fuori. Al posto di guida stupisce il livello di digitalizzazione raggiunto dal brand, che rivoluziona l'effetto scenico e la qualità percepita. Un processo simile a quanto già visto su EV6, con l'obiettivo di proiettare il brand verso il futuro e ridisegnarsi con una connotazione premium. Nei sedili posteriori si scoprono tutti i vantaggi di una volumetria che vuole regalare centimetri per i passeggeri, senza esagerare con le dimensioni esterne, ritrovando il riuscito compromesso del modello precedente. Ascoltando il mercato, nuova Kia Sportage propone il massimo delle possibilità di scelta, con motorizzazioni ed elettrificazioni adatte ad ogni gusto. Non manca infatti nessun ibrido per ogni esigenza cittadina, mentre per assecondare quelle di professionisti in macina chilometri, Sportage si oppone alla demonizzazione del diesel, continuando a proporlo, per la gioia di molti. Insomma, sembra non mancare nulla a questa nuova Kia Sportage, un successo già annunciato che risponde alle richieste del pubblico, stupendolo con la sua nuova frontiera stilistica. Citroën si lancia nel 2022 aggiornando il suo SUV di medie dimensioni. Nuovo C5 Aircross abbandona le morbide curve che hanno definito lo stile della precedente generazione e abbraccia spigoli e linee tese. Il frontale in primis beneficia del lavoro dei designer Citroën, con un volto completamente ridisegnato. La firma luminosa si assottiglia ulteriormente, diventando tutt'uno con le cromature orizzontali presenti nella mascherina superiore. Grazie anche al nuovo disegno del paraurti, il risultato è più maturo e muscoloso, donando un'identità tutta nuova a questo restyling.
Minori ritocchi nel resto della carrozzeria rendono lo stile più pulito ed efficace, senza rivoluzionare l'effetto complessivo. Un notevole passo in avanti invece lo compie l'interno, dove, oltre a seguire la filosofia del comfort assoluto, trova più spazio la digitalizzazione. Un nuovo disegno della plancia ospita il display dell'infotainment a sbalzo, più grande e facile da consultare grazie ai tasti rapidi che migliorano l'ergonomia e l'altezza, che permette di distogliere meno gli occhi dalla strada. Nel segno della modernità, il tunnel centrale vede scomparire la leva del cambio, a favore di una pulsantiera più pratica ed ergonomica. Una presenza immancabile per ogni Citroën sono poi i sedili Advanced Comfort, che su C5 e Cross raggiungono nuovi livelli di comodità, adottando anche la funzione di riscaldamento e massaggio. Nuova Citroën C5 e Cross non rivoluziona la sua filosofia pratica e confortevole, elevando la piacevolezza d'uso con un design più appagante ed una tecnologia sempre al passo con i tempi. Dopo la piccola 500, il pigmento rosso travolge tutti i modelli Fiat. L'attenzione ai bisogni sociali del brand, infatti, si allarga, coinvolgendo tutta la gamma nella partnership con Red, l'associazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per permettere alle aziende di svolgere un ruolo attivo nella lotta contro l'AIDS, evolvendosi poi affrontando anche la lotta contro la pandemia Covid. La prima Fiat ad affrontare questo percorso sociale è stata la nuova 500, che ha lanciato con successo questo percorso, già intrapreso da tante aziende leader a livello globale. Per favorire la lotta contro la pandemia, Nuova 500 prima ed ora anche Tipo e Panda presentano un'attenzione particolare nell'abbattere la presenza di batteri all'interno dell'abitacolo, favorendo così la salute dei passeggeri. Il filtro dell'impianto di climatizzazione subisce uno specifico trattamento in grado di azzerare, o quasi, la presenza di batteri nell'aria. Lo stesso vale per le superfici di volante e sedili, le più soggette al contatto con le persone, rendendo così l'ambiente a prova di virus. L'ultima accortezza sanitaria passa poi per il portaoggetti, dotato di lampada UVC, in grado di sanificare in poco più di un secondo gli oggetti posti all'interno, come ad esempio il proprio smartphone. Non mancano le personalizzazioni estetiche, ovviamente attraverso un massiccio uso di rosso. Tipo e Panda sono infatti riconoscibili a prima vista dalla carrozzeria rosso passione, oltre all'uso di loghi Red intorno a tutta la vettura, rendendo quindi queste vetture orientate all'uso sociale, ma senza dimenticare lo stile. Volkswagen Polo si aggiorna, affrontando un restyling completo in grado di cambiarle carattere e avvicinarla sempre di più alla sorella maggiore. L'esterno non perde la propria identità e mantiene le volumetrie compatte ma razionali che hanno conquistato il mercato e soprattutto le città. Le novità sono tutte sul fronte tecnologico, con una firma luminosa completamente ridisegnata che la distingue in modo netto dal passato, con un grande sviluppo orizzontale coronato in particolare dalla linea anteriore cromata, che come optional può essere illuminata a tutta lunghezza. Anche dietro l'attenzione è tutta sui fari, che per la prima volta sconfinano nel portellone. All'interno ci si trova subito a casa, con pochi piccoli cambiamenti e la qualità Volkswagen di sempre. La digitalizzazione è ora di serie, con una percezione più ricca anche negli allestimenti base, come per la nostra Life. Per quanto riguarda i motori, vista l'assenza di propulsioni ibride ed il confermato addio del diesel, la proposta più sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, si rivela il metano, oggetto della nostra prova. Un vantaggio economico che si riflette nelle performance, sicuramente più orientate al comfort che alla sportività. In linea con l'anima della vettura, infatti, per tirare fuori tutto il carattere di questo 3 cilindri, non bisogna essere parsimoniosi con i giri motore, mettendo a discapito la rumorosità.
mentre con una guida rilassata i consumi e la silenziosità raggiungono livelli al vertice del segmento, dimostrando la maturità del progetto Polo. Il fattore sicurezza, ormai fondamentale nella scelta di una vettura, svela una dotazione ricca già nella versione base, con pochi optional da dover aggiungere per renderla al passo delle vetture di segmento superiore. Per costi ed emissioni, il metano si conferma quindi una buona scelta per questa utilitaria dalle mille possibilità, adatta sia come compagna per la vita cittadina che come unica vettura per tutta la famiglia. Viaggio elettrico attraverso le Alpi per godere appieno delle vette innevate rispettando il silenzio e la purezza delle montagne. Con ben 1500 km già alle nostre spalle e gli occhi pieni di magia invernale, ci dirigiamo verso la costa atlantica francese. Una sfida elettrica non facile, ma che ci ha permesso di tirare i primi bilanci per quanto riguarda autonomia e rete di ricarica. Per quest'ultima la Svizzera non ha nulla da imparare, con colonnine ultrafast ogni 100 km circa e l'estrema facilità di pagamento, attuabile universalmente con un solo account e in qualche caso addirittura in contanti alla cassa. In autostrada poi si sente il distacco dalla rete italiana, con colonnine in quasi ogni stazione di servizio, abbattendo del tutto ogni ansia di ricarica. A farci stare tranquilli poi ci ha pensato la Volkswagen ID4 GTX, che ci ha accompagnato a più di 2000 metri di altezza, con la sicurezza della trazione integrale e in autostrada con tanta autonomia e l'estrema velocità di ricarica. Con un pieno di elettroni sotto al pianale seguiamo le coste della Normandia, proseguendo verso la Bretagna, dove ci colmiamo gli occhi di bellezza attraversando castelli fiabeschi come Mont Saint-Michel o Cap Fréhel. Il paesaggio costiero ci fa da cornice e ci permette di scoprire più dettagliatamente i reali valori di autonomia della nostra ID4 GTX, aprendoci gli occhi su quanto influisca la nostra velocità e stile di guida sui chilometri disponibili. Se in autostrada, infatti, pianificare una ricarica ogni 300 km sia il giusto compromesso tra tranquillità e percorrenza, a velocità inferiori ai 90 km orari raggiungiamo quasi i valori dichiarati da Volkswagen di 480 km con un pieno. Nonostante l'inarrestabile trazione integrale, ci sono posti in cui neanche la nostra Volkswagen riesce ad arrivare, quindi per raggiungere la parete di granito rosa a picco sul mare del sentiero dei Doganieri, parcheggiamo la nostra ID4 in una delle tante colonnine disponibili e ci godiamo un po' di sole, il fruscio dell'acqua sugli scogli prima di ripartire per il viaggio di ritorno. L'ultimo paesaggio prima dell'autostrada sono i megalitici monumenti di Karnak, pietre misteriose che seguono un disegno imperscrutabile che da più di 4000 anni sono avvolte da un alone di mistero. Dopo l'ennesima colonnina di ricarica veloce all'autogrill, ci facciamo spingere dal vento attraverso tutta la Francia, trovandoci in breve tempo in Svizzera, dove possiamo tornare ad ammirare il paesaggio invernale incontaminato con la sicurezza di una guida assistita di ultima generazione e l'immancabile trazione integrale intelligente. Qui non riusciamo a resistere al richiamo delle distese innevate e tiriamo fuori anche gli sci dal bagagliaio, che sembra non voler finire mai, permettendo a questa Volkswagen ID4 GTX di stupirci per un'ultima volta. È arrivato il momento di celebrare il 50° compleanno di una delle Lamborghini più iconiche della storia, la Countach. Per omaggiare una vettura così significativa, il marchio del toro ha riesumato dalle ceneri la silhouette disegnata ormai 50 anni fa da Marcello Gandini, dandole nuova vita grazie ad un design fedele ma contemporaneo. Nasce così la nuova Countach, una supercar derivata dal progetto Sian, dalla quale eredita molte soluzioni tecniche. Nel posteriore troviamo infatti lo stesso V12 mild hybrid, una vera belva in quanto a prestazioni. I suoi 814 cavalli le consentono un'accelerazione fulminea di soli 2 secondi ed 8 per raggiungere i 100 km orari da ferma. Bisogna però attendere il 2022 per vedere Lamborghini realizzare questa riedizione speciale che solo 112 fortunati avranno l'onore di possedere.